Signori ambasciatori nel mondo della cultura antica che viene dal 500, gli sbandieratori di Arezzo. Li abbiamo trovati alle Olimpiadi di Messico, alla Fiera Internazionale di Osaka. Dovunque gli sbandieratori di Arezzo portano questa ventata di toscanità, di rinascimento, di gioia, e si prepara un sottofinale particolarmente importante. Eccolo qua, tamburi, trombe, tutti in ribalta li vogliamo, gli sbandieratori di Arezzo. Tutti in ribalta. Prendete posto lontano. Prendi posto lontano. Abbiamo qui accanto Pasquale Livi, che è il loro capitano. Vorrei perlomeno per un attimo, dal momento che questo non è lo stadio, vedere una vostra bandiera volteggiare, perché si è sbandieratori soltanto sull'emblematica di questo stendardo. Ce l'avete una bandiera? Certo. Ecco, allora vogliamo salutare Arezzo con la gioia giusta, mentre loro suonano i tamburi e le trombe. La tromba. Il nostro Andrea è stato sbandierato. Benissimo. Ce la facciamo con una sola bandiera a volteggiare qui? Proviamo. Oh via, provaci. Come?
Complimenti, manca lo spazio, ma ha dato un saggio di una maestria incredibile. Io penso che il presidente Pontello ne terrà d'occhio per la squadra, che ha visto come corteggia. Allora, ma che fa? Passi da dietro stavolta? Ma devi passare da, fatti posto. Eccola qua, la muraglia delle bandiere. Signori, vogliamo fare un saluto a questa città, Arezzo, e ai suoi sbandieratori. Auguri, auguri di cuore. Potete accomodarvi mentre naturalmente accompagnate con i vostri tamburi, i vostri alfieri.